Buon pomeriggio, ben trovati allo stadio Buon Riposo di Pozzi. Seravezza Cenaia, il match di questa 27esima giornata del girone Tosco-Umbro della Serie D. Seravezza che dopo aver fatto solo un punto in 7 partite si è rilanciato con la vittoria di domenica scorsa. Fischio d'inizio. Comincia adesso la partita con il Cenaia che ha battuto il primo pallone con la sua casacca. ...del Seravezza, come sappiamo, e cercare di, con tutte le motivazioni possibili, portare a casa i 3 punti. Tanto vediamo la conclusione di Rossi con deviazione sopra la traversa. Così salvando un po'... Tanto seguiamo un attimo Bedini, palla in mezzo, Puzzolu! Oh! Di testa in corna ma fuori dallo specchio. Esce con un appoggio corto che poi rimanda Casciaglia al cross con palla in movimento. La girata del numero 13. La conclusione di Papini! Improvvisa! Lago Marzini non la tocca. Velocemente la precedente punizione. Siamo già di là con il Cenaia che va ad attaccare sul lato destro. Conclusione che Lago Marzini respinge al 27esimo. Fa un tocco in più, la perde sulla pressione di Casciagli. Bedini la riprende alla grande. Salerno può andare al cross in mezzo per Camarlinghi. La palla toccata in acrobazia che però sbatte a terra, si alza e facilita la presa di Borghini. Questo ragazzo qui tanto sbaglia Borghini. Bedini intercetta Camarlinghi, Camarlinghi può andare, Camarlinghi. Casciagli releva Camarlinghi, Camarlinghi! Para Borghini! Miracolo del portiere Borghini che rimedia un errore precedente. Mugelli, buon aggancio Mugelli! Borghini gli dice di no ancora, tiro alla figura. Mannucci allarga per Salerno che va al traversone in mezzo, la gira di testa Mugelli, para Borghini. È andato a concludere a tu per tu, gran parata di Borghini in angolo. Attenzione, intanto attenzione Mugelli, gol! La sbloccata del Seravezza, frittatona del Cenaia in difesa e Filippo Mugelli, l'attaccante che viene al campo in monopattino, pattina anche in area di rigore avversaria e va a segnare il suo secondo gol di fila. Aveva segnato il 2-0 allo scadere. Sforzi, Simonetti, Bedini, può concludere Bedini, ci prova da lì, fuori, però se non altro una conclusione, un tiro laterale per il Seravezza in attacco. Camarlinghi punta l'avversario, Camarlinghi, Borghini con i guantoni in angolo, passa Camarlinghi, passa da lì, la da De Laurier, fuori, clamoroso errore ma con deviazione, angolo, finita. Seravezza vince 1-0, gol di Mugelli, seconda vittoria di fila senza prendere gol per i verdazzurri.